Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la saga di Siphon Filter sul mio canale, ovviamente, con Dark Mirror. Ho la possibilità di poterlo recuperare grazie al PlayStation Plus, per cui vorrei effettivamente continuarlo. Non so se vedrete mai questa serie pubblicata, perché potrei anche decidere di quittare il gioco, perché facendo il tutorial, ho notato che i comandi non sono un granché. Il gioco è invecchiato malissimo, oserei dire. Quindi non lo so. Vediamo un po' quello che riusciremo a fare all'interno di questa avventura. Quindi, modalità storia e let's go. Ovviamente metto normale perché sinceramente complicarmi la vita no, va bene così. È anche una blind run per me, per cui preferisco godermi la storia come prima run. Siamo vicini al punto di inserzione alta. Ricevuto, Lima. Quella è Lianxing. Eccola. Tra l'altro, gli eventi di Dark Mirror, quando si svolgevano? Perché non me lo sto ricordando. Erano dopo il Ehi, terzo? mi senti? 3 minuti. Abbiamo perso i contatti con la raffineria 6 ore fa. Non sappiamo per quanto tempo gli obiettivi siano stati lì. Avvicina. Settore 344. Stop, stop. Ecco la zona di atterraggio. È questa. Obiettivi? Un gruppo paramilitare chiamato Sezione Rossa. Negli ultimi 2 anni sono stati coinvolti in molte operazioni. Chi è lui? Da quello che sappiamo, il supervisore della raffineria. Tocca a noi. Perché? Il suo fascicolo ha una sezione riservata. Il nostro amico interessa al Pentagono. Hanno chiesto un lavoro pulito. Niente forze convenzionali. Politica. Washington non vuole fughe di notizie finché non saranno pronti. Ci stanno nascondendo qualcosa? Digli che andremo, ma solo alle mie condizioni. Siamo vicini alla zona di atterraggio. 2 minuti. Nessun contatto. Un minuto all'atterraggio. La doppiatrice di Lian è diversa rispetto a quella di Gabe e Teresa. Alima, ci siamo. Bene. Però in teoria questo dovrebbe essere appunto collegato dopo gli eventi del terzo, quindi questa è la nuova agenzia. Quella che appunto Gabe Logan insieme a Teresa e Lian hanno riformato insieme a Mujari. Nessuna interferenza questa volta. Faremo a modo mio. Anche perché questo gioco inizialmente era su PSP e poi successivamente hanno fatto il porting su PS2. Infatti i comandi vengono indicati come L, R e non R1, L1. Chilometro all'inserzione. Da qui siamo sotto copertura. Maledizione. Infrarossi. Io sto al mitra, non rallentare. Attento! Tieniti forte!
Io rimango qui, tu vai alla torre. Ricevuto, ci vediamo tra 10 minuti. Lian, sono dentro al complesso. Ricevuto. Gabe, erano pronti, ci stavano aspettando. È vero, ci aspettavano. Ma ti assicuro che non sono pronti. Gabe, sempre mega Chad. Episodio 1, parte 1. Ecco, parte... vediamo un po' cosa sta succedendo, perché punto di inserzione Alpha. Kemsint Petroleum, Alaska, punto di inserzione. Un gruppo paramilitare autonominatosi sezione rossa ha attaccato la Kemsint Petroleum, una raffineria lungo l'oleodotto dell'Alaska. Washington ha ordinato un colpo di precisione. Lien e io ci dobbiamo infiltrare nell'area dell'operazione, indagare sulle forze della sezione rossa ed eseguire un colpo di precisione chirurgica. Nessun esercito, niente forze speciali, solo noi due. Siamo solitamente assegnati a missioni troppo delicate per una risposta militare, troppo pericolosa per l'intelligence convenzionale. Quindi perché noi? A Washington sta succedendo qualcosa che non ci vogliono svelare. Farò in modo di scoprirlo. Quindi ancora una volta segreti di Stato tra... appunto... Teresa, c'è un problema. L'allarme di emergenza è attivo. Guarda la colonna. Vedi una fiammella? Negativo. Nessuna fiamma. Vuol dire che hanno chiuso la valvola di sfogo. Presto la pressione nella colonna arriverà a un punto critico. Gabe, devi aprire quella valvola. Intrusione all'ingresso sud. Mandate qualcuno qui fuori. Ok, un cecchino. Devo eliminarlo prima che chiami rinforzi. Red Jack, pattuglia a rapporto. Il caposquadra ha eliminato gli intrusi. Chiudo. È là! Andiamo! È vicino all'ingresso sud! Toglietelo di mezzo! Intrusione confermata! Bersaglio acquisito! I comandi al solito sono un po'... sono un po' incepposi. Sì, ma il problema... scusa, come lo dovrei prendere quello là sotto? Cioè, è un cecchino. Minchia. Addirittura lo sono riuscito a prendere così. Ecco, notate tra l'altro come i comandi, questo fatto che c'è praticamente la mira sempre attiva, è un po' un ceppo. Rende praticamente sto gioco tutto nascondi e spara. Mi sa che qua non posso sparare perché sono dal lato sbagliato della... ecco, devo sparare da qua. Diciamo che questo rende il tutto un po' più realistico. Nella, andiamo, arriviamo. Copertura. Ma vedi, non necessario, perché ho le munizioni al massimo.
Quindi i visori sono questi. Esatto. Diciamo che io li so perché ho fatto il tutorial, ovviamente. Mi dirigo verso il pozzo di distillazione. Situazione? Niente da segnalare, sto ancora cercando la torre di comunicazione. Ti tengo aggiornato. È qui, da qualche parte. Io tengo la posizione, perlustrate l'area. Ecco, vedi, con il... prove nascoste. Vedi, con il... con il fatto di poter tenere il target, di poter lockare, è un po' più comodo se si vuole giocare, diciamo, un po' più sprint. È molto più comodo. Però bisogna sempre gestire il tutto al meglio. Allora, ora l'obiettivo a me me lo dà praticamente qua, ma... non ho capito però che dobbiamo fare. Perché io... ecco, forse dobbiamo andare di qua. È nel posto di distillazione. Ecco, vedi. Cioè, la telecamera si muove un po' lentamente. Ah, perché devo... certo, devo tirare la valvola che c'è lì. Porca troia. Ma come mai ho un fucile di precisione? La colonna è instabile. La via è bloccata. Quando sono in posizione, dovrò lanciarti una zipline. Ricevuto, sarò pronta. Teresa, la pressione è stabile. Leon, rapporto. Come va con quel collegamento? La torre di comunicazione è disattivata. Lo installerò nella torre a onde corte. Ora sono nei pressi della tua posizione. Ricevuto. Ti coprirò da qui. Nemico in arrivo. Ecco, quindi devo utilizzare il fucile di precisione. Andiamo. Area sgombra. Capito. Ce n'è una nel piazzale, uccidetela! Certo, con il target lock non viene un granché. L'area è libera. Madonna, quanto sono brutti i comandi. Via, muoviti. Ricevuto. Red Jack.
Vedi se scopri qualcosa. Ok, tutto fatto? No. Sento sparare. Gabe, rilevo traffico radio dalla raffineria a un altro punto più a sud. Un'altra base? Non lo so, ma la trasmissione parte dall'interno della raffineria. Stanno spostando un ostaggio attraverso le gallerie di manutenzione. Non sappiamo se è Freeman. Manda a Leon le coordinate del nuovo obiettivo a sud. Io scendo nelle gallerie di manutenzione. Leon. Lo so. Risolviamo questa faccenda. Andiamo.